Allora, buongiorno a tutti. Grazie per l'invito e della presenza. Allora, io volevo spendere qualche minuto anche dandovi alcuni numeri, anche perché probabilmente scuola master, formazione permanente all'interno del Politecnico è una realtà relativamente nuova, quindi probabilmente non ancora così conosciuta nel nostro territorio. Noi come Politecnico abbiamo fatto master da tanti anni, il più anziano ha 14 anni, quindi sicuramente non è che abbiamo iniziato da poco, però ci siamo resi conto che era sempre più necessario, anche per quello che è stato detto prima, di cui riprenderò, fare un collegamento, un coordinamento più stretto tra l'attività di formazione e le lauree alla ricerca e quindi poi alla formazione di livello superiore o comunque di livello seguente che noi potevamo offrire. Per cui è stata creata la scuola di formazione di master e formazione permanente, quindi legata anche ad altre tipologie di corsi di cui vi dirò tra l'altro. Allora, tendenzialmente la scuola all'interno del io lo vedo qui, ma non lo vedo proiettato. Allora, la scuola sostanzialmente, voi sapete che in Italia c'è questa definizione di master che crea, quando andiamo all'estero invece, un po' di confusione, perché all'estero il master tipicamente è quella che noi chiamiamo la laurea magistrale. Però noi in Italia abbiamo questa formula per cui laurea triennale, laurea magistrale e poi quelli che chiamiamo master specialistici, no? Che possono essere o di primo livello, quindi ottenibili direttamente dopo una laurea triennale, oppure di secondo livello, nella quale è necessario avere anche già ottenuto una laurea magistrale. Allora, e poi il dottorato, che si inserisce come percorso di solito parallelo a questo tipo di percorso. Allora, apparentemente vedendo così sembra quasi che i due primi livelli non siano sufficienti, quindi facciamo studiare la gente 5 anni e poi in realtà abbiamo ancora bisogno di una formazione supplementare, no? Quasi come se questa fosse una carenza, no? Ci fosse... In realtà è quello che è stato detto prima lo dimostra, cioè le tecnologie, le necessità del mondo del lavoro stanno continuamente cambiando e aggiungono sempre elementi. E quindi voglio dire, in 5 anni noi riusciamo a dare tutta una serie di competenze che però non possono essere così continuamente additive, no? Se prendiamo anche il termine che faccio. Quindi c'è effettivamente, non solo a livello italiano, ma a livello internazionale, questa necessità. Anzi, come ben sapete, i master in senso straniero o gli executive master vengono di solito seguiti dopo alcuni anni di lavoro proprio per riuscire a completare un certo tipo di formazione. Allora, detto ciò, noi come poi mi deve spiegare il trucco, però mi deve spiegare il trucco perché non ci riesco. Allora, in questo ambito di formazione noi abbiamo cercato di diversificare quella che è la formazione in italiano e la formazione in inglese, come tra l'altro il master che andrete a seguire, anche perché al di là di un'attrattività in qualche situazione degli studenti stranieri, oggettivamente certe tematiche, certi testi e certi argomenti ormai sono sviluppati soprattutto nel linguaggio inglese. Quindi abbiamo un'offerta che sia diversificata per quello che riguarda la parte italiana e la parte inglese. Allora, poi in questi anni i numeri, per cui anche per darvi un po' il segnale che questo è il percorso che voi studenti andate a seguire, non è un percorso che è stato detto spot, ma si inserisce comunque in un percorso più ampio, noi abbiamo un'offerta oggi di master che è intorno alle 14-15 unità con questa che si aggiunge, che su diverse tipologie di settori, quindi abbiamo l'elettronica, l'informatica, la meccanica, la produzione, eccetera. Di questi 15 iniziative alcune vengono ripetute nel tempo, qui abbiamo dei colleghi di Comau con il quale abbiamo presentato la settimana la quinta edizione, no, di un master
relativa alla produzione, all'automazione industriale, e altre invece che nascono, che sono nate più recentemente. Questo per dire che la nostra offerta è un'offerta che non è ancora, anche per la giovane età della scuola che è stata fondata 2 anni fa, in realtà ha in questo momento fatto una scelta di non fornire solamente una offerta standardizzata, per cui un catalogo nel quale, vabbè, se vuoi vai a pescare, ma in realtà la necessità di andare a seguire quelle che sono le esigenze, per cui le esigenze nate dal partenariato con l'ente pubblico, con le aziende, grazie, con le aziende del territorio, e quindi di seguire quella che è l'innovazione. Questo è proprio uno dei temi per cui l'additive manufacturing non c'era. Noi ci auguriamo che diventi stabile nel tempo, però è un'iniziativa che deve cogliere come altre quella che è la novità del momento, e che in questo, anche se siamo istituzioni pubbliche, spesso le istituzioni pubbliche vengono un po' così additate come lente eccetera, in questo noi siamo abbastanza flessibili. La scuola ha questo, proprio questo compito di accelerare e di facilitare quello che è il rapporto con il territorio. Dopodiché, giusto per darvi un'idea, noi abbiamo fino adesso, da quando siamo partiti con i master circa 14-15 anni fa, ha avuto un certo numero di iniziative, 240 come master, e oltre 3.000 studenti che sono in qualche modo emersi e hanno ottenuto un titolo di questo tipo, e con delle offerte che, come dicevo prima, sono italiane e inglese. Finisco dicendo che l'ambito dei master in realtà ci sta dando ulteriori spunti, perché se la ricerca ovviamente per noi è il motore interno dell'innovazione, e quindi la possibilità poi di collegarci per il trasferimento tecnologico a quello che invece è difficile, permette di relazionarci con tutte le imprese, quello che stiamo notando, e quindi è uno anche dei nostri compiti, è proprio quello di riuscire a sistematizzare quelle conoscenze che nella ricerca vengono fuori. E quindi, soprattutto in iniziative come questa, noi sfruttiamo, tra virgolette, il master proprio per riuscire a aumentare la nostra capacità di sistematizzazione della conoscenza, perché insegnare una cosa di cui hai fatto ricerca vuol dire comunque rielaborarla, renderla intelligibile, comunicarle eccetera. Quindi stiamo anche noi da questo punto di vista imparando, no? su queste tematiche che sono innovative, che se no magari non immediatamente utilizzeremo nell'ambito della vita. Quindi la sede del master, sapete, sarà in parte a Politecnico, ma soprattutto a Lingotto. Lingotto è la nostra sede dedicata da alcuni anni a questo tipo di formazione, non perché sia diversificata, ma perché è un posto dove in qualche modo concentriamo un certo tipo di utenza, e ci sembra anche corretto dare questo tipo di evidenza. Quindi l'ultimo elemento che voglio sottolineare, noi la scuola si chiama Master e formazione permanente. Perché? Perché soprattutto per quello che riguarda corsi non lunghi, quindi non dedicati a neolaureati, ma brevi per occupati, la necessità credo che sia, la conosciate tutti. Quindi quello che noi stiamo cercando anche di fare è di spostare un certo tipo di proposte su corsi brevi o corsi per persone che sono già da alcuni anni inserite. Ci stiamo lavorando già molto con alcuni enti pubblici, con dei bandi che sono usciti a livello nazionale. Abbiamo cominciato a ragionare anche su corsi invece dedicati solo al mondo privato. Il lavoro che ci aspetta con Skillab è anche questo, per riuscire a integrare quelle che sono competenze manageriali e competenze tecnologiche per riuscire ad avere un'offerta, anche perché c'è una grossa sfida davanti a noi, che devo dire il singolo soggetto, anche se diciamo di una certa rilevanza come Politecnico, non può cogliere, che è quello dell'e-learning o della formazione mista a distanza in aula. È un tema di cui abbiamo già molti esempi, se ne parla molto, le piattaforme oggi in giro per il mondo sono tante, però stiamo riscontrando da una parte che la velocità del modo con cui cambia la comunicazione, il modo di fare formazione, anche la tecnologia, sta da una parte facendo fallire alcuni modelli che erano nati anche solo 2 o 3 anni fa, e non ha ancora imposto un modello unico.
Per cui la necessità di lavorare su, non solo sullo strumento tecnologico, quindi l'avere un tool che ti permetta di coniugare video piuttosto che vari effetti scenografici, ma il modo con cui, rispetto a persone che lavorano in azienda e che devono avere quindi dei tempi limitati rispetto a un certo tipo di formazione, dobbiamo riuscire a creare. Questa è una delle sfide che noi, grazie anche insomma, a questo coordinamento interno, cerchiamo di fare, e che a questo punto probabilmente vedrà anche coinvolti voi futuri dipendenti, perché la necessità del lifelong learning è ormai una necessità per la crescita continua del comitato. Grazie molte.